Nunzio Ciccone. Ciao Nunzio, bello ritrovati. So che anche Buonasera a tu, tutti. ecco, so che sei entrato naturalmente tra i 19 finalisti del festival. So che vivi a Londra e so anche che tu canti, però hai appena girato, hai avuto una piccola parte, una comparsata. Ci vuoi parlare del film con la regia di Steven Spielberg? Ma diciamo che sono 11 anni che vivo a Londra e ho avuto così occasionalmente opportunità di fare delle comparse. Quest'anno è capitato Harry Potter 2 e Steven Spielberg che uscirà a fine anno, inizio 2012. Per cui sono momenti diciamo importanti per una persona che insegue i suoi sogni e che ha fatto una lunga strada per essere anche qua oggi e vorrei ringraziare a questo punto il Cantafestival Giro che ci ha dato questa ulteriore opportunità, naturalmente i signori Serafino, tutta l'organizzazione, Loris, il direttore artistico, E anche l'altro lo vogliamo ricordare, Gianni Gianni Seia. Saia. Mentre per quanto riguarda la musica, parlaci del brano che tu hai presentato appunto al Cantafestival Giro. Ma il brano si chiama, sarò breve, si chiama Lady B e l'ispirazione nasce un po' da un gioco. Lady B, perché sta storia in un po' fornì, lascia che sia tecnicamente la canzone dei Beatles, io ho aggiunto delle parole in napoletano che vogliono rappresentare questo sogno che non vuole morire. Lady B, perché sta storia in un po' So che fornì. sei accompagnato anche dal chitarrista Claudio Ciccone, mio fratello. Nunzio e Claudio Ciccone. Grazie a tutti, grazie Lucia. Passo tempo a cagnare.
a sta logica non trovo pace, un rito sfondo ma ben asciuta, in all'occhio e lacrima fanno male, ma capisco amore là. Bravi, 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 bravi. Che bello sentire i vostri applausi, li voglio sentire sempre calorosi, calorosi.